Questo video è sponsorizzato da Maestro 2.0. Ragazzi, per chi non conoscesse ancora questa pagina, Maestro 2.0, stiamo parlando di veri professionisti nel settore delle scommesse. Il pronosticatore numero 1 in Italia nell'NBA, che ha preso ben 29 vittorie consecutive, ragazzi. Voi non avete idea di che cosa stiamo parlando. E lasciatevelo dire, se per caso non vi piacesse l'NBA, pensate al vostro portafoglio, che nel giro di pochissimo tempo lieviterà come mai prima d'ora. Per entrare basta un click, registrarsi ad uno dei loro link, scrivere alla loro pagina con hashtag Sequel e vi risponderanno immediatamente. John Borno, ragazzi, pochi cazzi e benvenuti in questo nuovo video. È praticamente ufficiale, è praticamente fatta. Certo, non dico fatta perché comunque manca l'accordo con il giocatore, il piccolo cavillo contrattuale. Però, andando comunque a parlare della trattativa, l'Atalanta ha accettato. Quindi, se il giocatore sarà felice di venire a Roma, che si è, dall'anno prossimo sarà un giocatore della Roma. Per quanto riguarda le cifre, si parla di cifre altissime, un po' come sono stati pagati i vari Gagliardini, Caldara con i bonus. Andiamo a pagare più o meno 30 milioni per Frankie Kessié, che comunque si è rivelato un centrocampista molto molto buono in questa stagione per quanto riguarda il centrocampo dell'Atalanta, e sinceramente sono anche contento di poterlo vedere a Roma. Andando magari a parlare di prezzo, non metto in dubbio che Kessié sia stato pagato un'enormità, essendo quindi la sua prima stagione a grandi livelli. Però d'altra parte, se vuoi assicurarti questi giocatori giovani, forti, che potrebbero essere il tuo futuro, devi andare a spendere 30 oggi piuttosto che magari dover spendere 60 prendendolo da un big club che ci ha puntato 30 la scorsa stagione. Che sia quest'anno con l'Atalanta ha dimostrato di avere delle qualità grandissime, delle qualità innate. Vediamo appunto sì il tiro da fuori, ma comunque il fraseggio, il possesso palla, verticalizzazioni fatte sempre molto bene, visione di gioco molto molto aperta, senso della posizione. Quest'anno che sia giocato veramente molto bene con l'Atalanta, ragazzi. Io sono molto contento di poterlo vedere a Roma. L'unico dubbio è sempre lo stesso: chi sarà il giocatore che andrà via, chi sarà il sacrificato? Perché? Perché a primo, proprio a pensare, mi viene, non è che la Roma abbia deciso di sacrificare Nainggolan? E sinceramente spero di no, perché Nainggolan lo vedo come il perno centrale della Roma. C'è da dire anche che comunque, qualora dovesse putacaso, diciamo, andare via Paredes per quella cifra 30-35 milioni, perché di questo si parla visto che è sotto le attenzioni di Liverpool, Arsenal, la stessa Juventus, andremo, e spero ovviamente lo venderemo a Liverpool e Arsenal piuttosto che alla Juventus, comunque vabbè, per un discorso di obiettivi comuni, comunque che si andrebbe a rinforzare non poco il centrocampo giallorosso. Perché? Perché se dovesse andare via a centrocampo solamente Strootman, con l'arrivo ormai, solamente Paredes, con l'arrivo ormai certo di Pellegrini, perché sarà ricomprato dalla Roma per 10 milioni, e quello di che si è, che comunque sembra dover diventare un perno centrale del centrocampo giallorosso, si potrebbe andare a formare un centrocampo formato da Nainggolan, Strootman, Kessié, Pellegrini, De Rossi e Grenier, che pare con il cambio probabile di allenatore debba essere riscattato. Quindi potremmo andare a formare un centrocampo veramente completo sotto tutti i punti di vista. A me sinceramente Kessié piace, non so a voi, mi piace molto. Ovviamente poi farò un video ancora più approfondito quando Kessié, e se Kessié riuscirà a firmare con la Roma. Certo, io sapevo che a lui piaceva tanto andare in Premier League, il suo obiettivo era andare in Premier League. Se dovessimo riuscire a strapparlo alla concorrenza e portarlo a Roma, io credo che, a meno che non riusciamo a mettere su un progetto vincente, in men che non si dica, questo fra un paio d'anni cercherà di accettare tutte le offerte possibili provenienti da Liverpool, Arsenal, Manchester, i due Manchester appunto. Per cui ora non è che voglio prenderlo e dire speriamo rimanga per tutta la vita. Sappiamo il suo obiettivo, cerchiamo adesso di strapparlo alla concorrenza e di metterlo in mezzo al campo, perché e cercare di metterlo al centro del progetto, un po' come abbiamo fatto con Nainggolan, cercare di convincerlo a rimanere a Roma e quindi cercare di convincerlo a diventare magari grande a Roma. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di Kessié. Quindi, se questo dovesse essere il primo acquisto targato Monchi, gli farei i complimenti, anzi soprattutto gli farei i complimenti, ragazzi, perché comunque è un ottimo giocatore che ha una concorrenza grandissima. E come sempre vi ringrazio per la visione, fatemi sapere questo se il video vi è piaciuto. In caso vi avesse fatto cagare, lasciate un dislike. Io vi ringrazio per la visione. Mi sto impicciando. Buona serata e ci vediamo ad un prossimo video.